Raffaele, abbiamo ascoltato Mazzarri, come ti è sembrato il tecnico azzurro? Come mi è sembrato? Come sempre, un tecnico determinato, convinto e sa che la sua squadra sta per vivere una fase storica. Si tratta di una partita molto complicata, non deve illudere il momento non del Chelsea, dove il Napoli potrebbe mettere in difficoltà i londinesi. Ma io credo che è il Chelsea che potrà mettersi in difficoltà da solo, perché i valori in campo sappiamo bene essere anche abbastanza bilanciati. In chiave Chelsea, quindi se lo lo so, ma devo aspettare che Napoli dovrà essere bravo a rispondere. Napoli ultimamente ha acquistato una certa solidità difensiva. Ciò è dimostrato dagli innesti di Britos, forse qui a Napoli è stato un po' troppo criticato. Sì, sono d'accordo con te. Quindi per la partita di domani qual è la formazione migliore da opporsi al Chelsea? È quella che conoscerà Mazzarri, quindi chi sta meglio giocherà, ma credo che chiunque andrà in campo non deluderà, perché sono davvero esperienze uniche per un calciatore vivere gli ottavi di finale di Champions League. Grazie Raffaele e buon Napoli Chelsea. Altrettanto. Vai, quando sei pronto? Siamo in compagnia di Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8. Paolo, abbiamo ascoltato l'intervista, la conferenza stampa rilasciata da Mazzarri. Come ti è sembrato il mister? Ma il mister concentrato, direi, non particolarmente carico, questo mi fa piacere, carico come sempre, cioè non particolarmente, nel senso non di più delle altre volte. Questo è un bel segnale, perché poi non bisogna eccedere mai, quindi è una partita difficile, importante, ma lo sono anche quelle con la Fiorentina, con il Genoa, con il Siena, con la Juventus, qualsiasi partita del campionato italiano e qualsiasi partita il Napoli poi si troverà a affrontare successivamente, speriamo quest'anno, gli anni prossimi in Europa, contro qualsiasi avversario di grande nome o di livello di valore medio. Quindi è importante che Napoli entri in questa dimensione e renda interessanti, possibili queste partite, secondo me lo è possibile per come Napoli la sta approcciando e per le potenzialità che Napoli ha dimostrato di avere. Il Napoli forse per la prima volta in Europa parte con i favori del pronostico. Ma questo è un gioco che non è che poi mi interessi molto, perché il pronostico su che cosa si basa? Se si basa sullo stato di forma è favorito il Napoli, se si basa però sull'esperienza, sul valore individuale dei calciatori, credo che il Chelsea abbia più storia, più abitudine a questi livelli. Quindi tutto sommato sono partite dove il pronostico conta poco, l'importante è giocare al 100%, il Napoli credo che la giocherà al 100% in primo luogo, in secondo luogo l'importante è avere anche un pizzico di fortuna negli episodi, perché io credo che queste sfide in 180 minuti non si decidono mai con una squadra che le vince 4-0 all'andata e 4-0 al ritorno, quindi sono sul filo di lana, quindi bisogna avere un pizzico di fortuna e andarsela a guadagnare giocando come il Napoli sa giocare. Quanto è stato importante recuperare calciatori come Vitos e Grande? È importante per la stagione, perché qui stiamo parlando ora, perché siamo alla vigilia di Napoli-Chelsea, dell'ottavo di Champions, però qui